Questo tavolo che finalmente ha consentito di realizzare il collegamento. Ringraziamento va ovviamente anche a STIE che poi concretamente porta avanti il servizio quotidianamente e collega la città a delle importanti realtà. Malpensa Fiere è una realtà complessa, Malpensa Fiere sta per trasformarsi e per diventare un hub molto importante. Ci voleva, ragazzi, spero che la possiate usare e usare un po' meno le macchine, perché un po' è questo poi il significato di questa fermata, diciamo, nuova. E mi auguro soprattutto che durante tutte le fiere possano utilizzarle in cittadini. Mi piace partecipare a un fatto, questo è davvero un fatto concreto che valorizza una infrastruttura della Camera sul territorio di Busto Arsizio. Come Provovarese, come Camera di Commercio, stiamo investendo molto in questo centro, l'hub di sostenibilità, l'impianto fotovoltaico che sta partendo, il rapporto con l'ITS Incom che sta valorizzando questo complesso, con il centro COT che è un elemento di eccellenza a livello nazionale e internazionale. L'attenzione che il Comune e tutti dedicano a questo centro sicuramente farà del bene al territorio, quindi grazie davvero per questo. Il preside di Rienzo diceva garantiteci la continuità, siccome l'appetito viene mangiando io chiedo anche garantiteci magari un servizio extra quando facciamo qualche evento, qualche fiera particolare, perché ci sono degli eventi dove magari anche gli stessi giovani sono i primi. Un saluto del presidente Ingegner Galli e del direttore Ingegner Colombo, sono tutti felici di questa inaugurazione, di essere riusciti ad ottenere questo risultato. Compito dell'agenzia di bacino è quella di collaborare con gli enti e le realtà del territorio, in primo luogo con le amministrazioni pubbliche, per arrivare a offrire un servizio sempre migliore a favore degli utenti. Cotta non può altro che ringraziare. Devo dire che essendo stato anche consigliere di Camera di Commercio, credo invece segretario generale, questa struttura è di Camera di Commercio, non può che essere soddisfatta e contenta di avere un servizio in più. E il preside di Rienzo diceva il fatto culturale, il trasporto gratuito. Allora diciamo, cominciamo a dire che il trasporto c'è. E poi ho visto una chiacchiera amichevole che facevamo mentre aspettavamo il pullman, che tra di noi tanti il pullman non siamo molto abituati neanche noi a prenderlo. Ecco, il fatto culturale è anche quello. Lasciare un po' le abitudini di mettere il sedere sulle nostre automobiline e di cercare di usare di più i mezzi pubblici. Averli a disposizione è sicuramente un asset importantissimo, grazie a chi si è mosso, grazie a chi sta facendo, per cui i più giovani devono non prendere esempio. Il trasporto pubblico, voi comunque dovete considerare che a Busto Arsizio gli abbonati studenti sono poco più di 1300, che sono un numero significativo. Fortunatamente ormai da qualche anno siamo riusciti ad inserire anche degli abbonamenti diversi, cioè anche per la popolazione non studentesca. Questo tipo di titoli di viaggio, quindi sia settimanali che mensili, sono molto utilizzati e speriamo che questo servizio funzioni. Come ha detto il Presidente, il Sustainability Hub che sorgerà qui, con esperienze e progetti legati anche all'economia circolare, anche grazie alla presenza del Centro Tessile Cotoniero. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Insomma, ci voleva.